sono un amante della provincia. La provincia è io vorrei una maglietta con scritto io amo la provincia, proprio mi piace, è la mia dimensione. Poi si dice provincia, la provincia di mare e la provincia dell'entroterra sono molto diverse fra loro. Il mare è veramente come la vita, è l'immensità delle opportunità e siccome è così immenso non è un'opportunità, non ci puoi fare niente, puoi limitarti a guardarlo. Come fa la provincia? La provincia guarda quello che succede altrove oppure cerca di vivere quel poco che succede e quella è veramente la narrativa, perché in una città dove succede di tutto, tu vivi tutto, lo vedi. In una città dove non succede nulla, quel poco che succede deve essere preso e sfruttato come la legna l'inverno, deve durarti, no? E quindi se passa davanti al bar una persona con un cappello strano, con una piuma, non è che puoi ignorarlo, devi mantenerti lì, inventerai che lo conosci, che ha fatto questo e quello, l'altro dirà no, ti sbagli, ha fatto quell'altro. E lì nasce, secondo me, la narrativa. Il mare influisce tantissimo sul modo in cui scrivo, vivo e vedo le cose, su questo non c'è dubbio. È una specie di fratello che più grande, che ti tratta sempre male, però non riesci mai a odiarlo, anzi gli vuoi bene e sai che ha un sacco di cose da insegnarti. Il mare ti butta sulla battigia delle cose e lì ti scatena la fantasia. È come la fantasia di chi scrive, spesso si trova ingarbugliata in oggetti che non hai pensato. Ti svegli la mattina e hai in testa un fermacapelli e dici che ci faccio? E piano piano, da fermacapelli a arrivare a qualcosa che può essere un treno che parte, tutto quello che sta nel mezzo è la storia che devi inventare. Il mare è una specie di consigliere, è tante cose insieme. È forse per questo che non ha una forma e al tempo stesso dà una forma alla tua giornata.